L'attrice si scaglia duramente contro il direttore della rivista di Più per le brutte foto che ha pubblicato sulla rivista di gossip. Laura Chiatti perde le staffe su Instagram e si scaglia duramente contro Sandro Maier, il direttore di Di Più, la rivista di gossip e costume più letta e venduta in Italia. L'attrice non ha gradito per niente le ultime foto pubblicate dal commentatore a bordo campo di Ballando con le Stelle sul numero della rivista in edicola questa settimana. Foto che ritraggono la Chiatti con una pancia sospetta che tuttavia non sarebbe un nuovo bebè bensì grasso accumulato dall'attrice. L'attrice furiosa con Sandro Maier per le foto sospette. E così la Chiatti furiosa come non mai dopo aver visto le immagini pubblicate su Di Più ha deciso di postare una serie di messaggi decisamente molto duri rivolti nei confronti del direttore della rivista. Nel primo post pubblicato su Instagram, la Chiatti si è chiesta perché mai il direttore di Di Più ce l'abbia in questo modo nei suoi confronti, aggiungendo poi che non è la prima volta che pubblica cose cattive sul suo conto. Tuttavia quello che ha fatto maggiormente adirare Laura Chiatti sarebbero state le foto tarocche con la pancia sospetta che sono apparse questa settimana sulla rivista. Per l'attrice, infatti, si tratta di foto montate dato che in quel periodo stava girando uno spot pubblicitario e non sarebbe stata mai scelta nel caso in cui avesse avuto una pancia del genere. Si dia pace signor Pinco Pallo e la smetta di denigrarmi continuamente ha scritto la Chiatti nel suo messaggio postato su Instagram anche se poi poco dopo ne ha pubblicato un altro. Le dure parole di Laura Chiatti contro il direttore di Di Più. Si dia pace signore con il parrucchino che adora Smerd. Ha continuato la Chiatti e questa volta per mettere a tacere i rumors sul suo pancino appesantito ha postato una sua foto in costume, dove si può vedere chiaramente che l'attrice non presenta minimamente accumuli di grasso sull'addome a differenza di quello che è stato mostrato dalle pagine di Di Più. Ma quale sarebbe il motivo di tale diatriba tra la Chiatti e Maier? Per la moglie di Marco Bocci non ci sarebbero dubbi sul fatto che alla base di tale astio e della pubblicazione di quelle che ha definito delle cattiverie nei suoi confronti da parte di Maier ci sarebbe un'intervista negata al settimanale Di Più. Insomma la Chiatti è decisamente senza peli sulla lingua e a questo punto bisogna attendere la reazione di Sandro Maier. Verrà fatta chiarezza sul prossimo numero di Di Più? Vi terremo aggiornati.